rimbalzo con Renzi, tira giù il pallone, palla per Meis che cerca di spingere sull'acceleratore, poi inventa questo tiro da tre. Ganeto su Mosso, passera, servizio per Cittadini, non è sempre un gran passaggio quello basso per un giocatore lungo come Cittadini, mentre c'è un grande assist a Brescia di la nostra postazione, ripeto, una trentina di tifosi irriducibili di Brescia che hanno accompagnato la propria squadra, mentre Meneto, che è andato a difendere in queste circostanze, le ruba il pallone grazie anche al perfezionamento di Meis che poi scarica per Viglianesi che da su è dimostrandosi davvero un fire. Assegno Bussati, primo canestro della serata per lui, bomba per Brescia con Meis, c'è stato il fallo chiaramente fischiato su Renzi, ma non c'era il canestro buono per Renzi, che mentre su Ganeto c'è Alibegovic, perché Mosso è uscito dal campo, ancora un tiro sulle seggiole della panchina, si stava forse aggiustando le scarpe, comunque Renzi attacco con Renzi, cerca di andare a chiudere l'azione, poi grande assist per Meis che realizza facilmente perché Chiesa si è lasciato cadere. Meis, forse c'era un fallo in questa circostanza, poi Renzi e in altra parte c'era una situazione mismatch con Meis che stava marcando Mosso, Meis che adesso è in possesso di palla, ancora Chiesa, giocatore che è di striscia, buona partita difensiva da parte di Viglianesi che forse ha eccedito troppo in due circostanze nel tiro da tre, mentre Mosso. Viglianesi, Meis, tutto solo, attacca il ferro, realizza, posisce, ma che comunque è sempre molto compassato in campo. Sì, un giocatore un po' naif che non ama i contatti, fin quando canestro nel frattempo. Fa tutto ancora lui, sempre il pallone tra le sue mani, 6 secondi, deve chiudere l'azione, lo farà personalmente e inventa questo. Ha il pallone, la responsabilità in questo momento tra le mani, poi Okoye, palla per Meis, palla per Andrea Renzi e realizza. Meis sfrutta il blocco di Renzi che poi serve il casa, ha perso con Agrigento, con Scafati, con Ferentino e poi incredibilmente con Rieti, e dunque una squadra che inizi. Meis, bravo Meis a buttarsi dentro e a Batkinque che gli fanno i compagni. Meis, resta il tiro di Meis che realizza, finisce fuori Meis, per poco non si addormenta nella prima metà campo, perde il pallone, ci ripensa e accelera all'ultimo secondo. Meis da tre e realizza Meis, è un tiro sconsigliato da qualsiasi manuale di pallacanestro, ma è ancora una stoppata di Meis, seconda stoppata. 12-10 per Barcellona, il punteggio con Meis che vuole prontamente, non è riuscito a trovare mai un gioco in transizione, probabilmente questo è il primo, e Meis che dà la lep per 2-18 il punteggio. Meis in perversa fa tutto da solo, lancia sia in fase realizzativa Andrea Renzi. Meis, servizio ancora per Renzi che non ci pensa due volte, come abbiamo visto nella gara 4. Di problema fisico che prima che dunque di allenamento, direi un test quasi infrasettimanale. È una squadra come Trapani che già di norma non ha difficoltà. Meis, giocatori mentre tira un mattone adesso Penedusi che non è certo un grande realizzatore. Meis ancora un servizio per Okoye in punta, uno dei più positivi. Meis invece ha diverse cose da farsi perdonare. Al centro dell'area, gran arresto, trova anche il canestro, subisce. Subito porta la difesa di David Mosso, Ganeto, Okoye, torna da Meis che vuole attaccare il fondo contro Alibegovic. Di stare in gara 1 dove non ha brillato in attacco ma ha brillato a rimbalzo in difesa. Meis sul blocco di Tomasini attacca ripetutamente Alibegovic. 10 da una potenziale palla persa, a 3 punti tornati a casa e poi deve andare a lavorare contro Meis. Lavora il playmaker varesino, 29-13 il vantaggio di Brescia. Risponde che un altro Fernandez in campo, grande assist da Luke dell'argentino. Meis vuole provare a rispondere. Meis, attenzione alla rapidità.
del playmaker texano che prende il tiro da tre punti. Serviva come l'ossigeno un canestro dal campo. Mace lo scarico per Renzi. Proprio lo stesso Mace va a giocare il pick and roll, bel pallone per Massimo Chessa. Alibegovic punisce subito Trapani, più 10, 6:40 alla fine, molto. Non trova neanche stavolta il canestro, Mace da Renzi, torna ancora da Mace, al centro dell'area Mace, Messico, finale infuocata al San Filippo, vuole la palla Mace, spezza il raddoppio con una grandissima giocata, trova un tiro. Ritmo, ma ha segnato una sola tripla, quella in apertura di primo quarto in tutta la serie, il giocatore americano, gran palla, segna Mace, rimessa di Hollis che rischia la palla persa, arriva Di Veruelo la palla persa, Okoye per Mace dall'angolo, la bomba, finalmente viene eseguita la rimessa da Trapani, Mace in punta, serve Damien Filloi che prende il tiro a tre punti, Locco sbaglia un tiro, dal palleggio senza senso da tre punti da sette metri, anche eccessiva la recupera Okoye, attenzione a Mace, spara da tre punti Kendrick Mace, il califfo, guarda la formazione ospite, Mace bloccato stavolta da Portannese, fa tutto lui, ottimo l'assist per Renzi che scarica, poi avanti di 1-3-2 Mace arresta tiro in faccia che cede palla a Mace, va veloce Mace, assist Trapani, 3 minuti e 27 secondi alla fine, Mace supera Piazza, poi Martin prova a ostacolarlo, Mace canestro di Baldassarre, 33-30 per Scafati con Mace che si butta ancora una volta dentro e continua, comunque noto nelle fila di Scafati, segno che c'è un po' di nervosismo in campo, che qualità bellissima con tanti canestri e tanto spettacolo, Renzi la preferisce l'azione manovrata, poi si butta dentro e con un'ottima gestione del pallone, palla per Mace che si butta dentro, molto bravo Mace, rimette per Renzi, il pallone consegnato a Mace marcato da Maresca, Mace va al tiro e Chessa consegnato per Mace, vedremo se sarà lui a tirare, infatti è lui a tirare e manco a dirlo, un 11-0 di parziale dal più 10 di Trapani, l'11-0 riporta avanti in Roma, Mace da 3, 2:40 da giocare in questo terzo periodo con Mace che si butta dentro, poi scarica per Andrea Renzi che rinquanta il punteggio in favore di Trapani con Maresca che va a segno, giocatore romano, dall'altra parte offensivo di Renzi, ancora Mace, Renzi ci prova lui e realizza, si affida il pallone a Mace marcato appunto da Valentini come avevamo detto in precedenza, Mace servizio per Renzi, gioca due tra Mace e Renzi, ancora palla che arriva Andrea Renzi, tira giù il rimbalzo, Trapani sta cercando di alzare i ritmi, questo naturalmente è un po' fastidioso per Casale, poi Filloi, tutto da due punti, Bowers ha avuto un inizio di stagione molto difficile ma si è ben ripreso nelle ultime settimane, ancora in palleggio Kendrick Mace, batte nel cambio difensivo molto bene Raymond, tira Mace in contropiede, Trapani finora non è riuscito a correre, sappiamo quanto sia importante per la formazione di casa riuscire a correre, tripla che va, ha avuto anche l'onore di vestire la fascia di capitano della Virtus Bologna, si butta dentro Mace ritagliando alla grande, tripla di Mace che realizza anche la testa avanti dopo tantissimo tempo, si butta dentro Chessa per Mace che fa una vera e propria, Benevelli, primo punto per lui, non poteva davvero sbagliare, tripla di Okoye che re avversari, manca pure Filloi, quindi un'altra rotazione per Trapani, piangersi addosso non serve ovviamente a niente, si butta dentro Ganeto, palla per Mace, un po' ingabbiato dopo un buon inizio, una tripla pazzesca. Trapani dovrebbe
realizzare che insomma la formazione ospita il bonus spese, quindi penetrare Meis adesso, ma è giusto dare anche il fallo divenuto distrazione di essere una squadra che fa molto leva sugli esterni, mentre dall'altra parte la terza bomba della serata, la seconda bomba consecutiva di May, due canestri dunque da tre da una parte e due dall'altra, e devono fare il rimbalzo difensivo di Griffini che cerca di far correre in velocità Ganeto, poi c'è una stoppata di Mosley con una ottimo potrà venire in attacco adesso con Chiesa che ha preso il posto di Tommasini che leggermente claudicante poco ha il campo, mentre la passa su questo rimbalzo lungo si può aprire il contropiede di Trapani, ma non c'è il gioco in transizione. Meis arresta il tiro di Meis che 2.34 da giocare. Chiesa, servizio per Filloi. Meis va alla conclusione dall'altra parte, è un correttira da una parte all'altra con Trapani che spinge sull'acceleratore, questo naturalmente che non può che andare, ma che comunque quest'anno sta andando ottimamente. Primo pallone per Trapani che va in contropiede, il 2.43 da giocare con Tommasini, il pallone per Meis che si beve un batter d'occhio vencato, scade poi appunto Meis, va alla conclusione 56. E adesso c'è un'incredibile stoppata, era stata un po' presa alla sprovvista la difesa di Trapani. Meis, fallo in attacco, che Trapani recupera palla su questo errore, può andare in contropiede Meis per Meis.